Ciao ragazzi, buonasera. Ora inviterò Luca. Dai, invito mandato. Eccoci. Ci siamo, buonasera. Bene, Ciao, come stai? bene, bene, dai, mi vedi un po' ondeggiante perché ho il telefono attaccato ad un supporto volante, così Ok, sono. è normale, dai. Io Dovessi vedere che cercando di setup ho fatto. stabilizzare il tutto. Bene, no, ti vedo perfetto, molto bene, direi. Beh, Molto bene. bene, quindi mi hai già detto che stai bene, quindi Sì, aspetta. facciamo. Sì, sto bene, anche se sono giornate veramente già il caldo che arriva e poi c'è un sacco, fortunatamente, insomma, è ripreso un po' di attività come un tempo e quindi Ma ne si arriva belli, belli approfitto. stanchi di sera, però va molto bene, è una stanchezza piacevole, ecco. Direi, ci mancherebbe. Ma allora iniziamo subito, mi collego al tuo discorso. Hai detto che hai ripreso, come mai l'hai ripreso? Cosa fai di bello? Racconta ai ragazzi di cosa ti occupi. Allora, io sono socio di un'agenzia che si chiama Crescenzi & Co. È un'agenzia che si occupa fondamentalmente di organizzazione e produzione eventi e ha una parte che si dedica a progetti più indirizzati alla comunicazione, al marketing, che poi sono, come dire, due rami che a volte si intrecciano e quindi questo è quello che fondamentalmente facciamo. Quindi la parte eventi, diciamo che nell'ultimo anno ha avuto un momento un po' di, diciamo, di stop o comunque di stop and go a seconda di come eravamo messi con la pandemia, però fortunatamente avevamo anche altri progetti appunto più indirizzati proprio sulla comunicazione, anche sul digital marketing e digital communication, per cui come dire, siamo riusciti a tenere botta a un anno che è stato molto difficile per tutti. Adesso tanti di questi progetti ovviamente stanno convergendo, si è appena chiusa la Fashion Week, che è stata un fashion weekend più che una fashion week, però è stato comunque un segnale che qualcosa Per pochi eletti. esatto, di presenza, no? Che comunque Milano c'è. E abbiamo avuto comunque anche l'opportunità di collaborare per esempio con il White, che è una fiera molto, molto nota qui a Milano, dedicata È soprattutto sostenibile, poi è giusto, a questo. Cosa? è abbigliamento sostenibile. Eh sì, Loro. diciamo che questa edizione, le ultime edizioni sono molto focalizzate proprio sulla sostenibilità e sul promuovere designer molto giovani che effettivamente fanno della sostenibilità un po' la loro bandiera. In più il White ha deciso anche di coinvolgere, come dire, di portare alcuni di questi brand ad esporre in alcuni store molto famosi, importanti di Milano, come Dantone, come Biffi, piuttosto che molti altri, e quindi è un'iniziativa già alla seconda edizione, questa iniziativa che si chiama Milano Loves Italy, che è una specie, diciamo, come dire, di prolungamento del White, che ha deciso di fare una sorta di piccolo fuorisalone, no? Come si fa col salone del mobile, no? E quindi ha portato Certo. questi brand in alcuni store per dargli più visibilità. C'è stato poi un evento, diciamo, di chiusura nello spazio di Via Tazzoli, che è la sede della Fondazione Sozzani, dove appunto esponevano questi brand. Quindi questa è stata
una delle cose che abbiamo fatto insomma, neanche 2 settimane fa. E insomma, vabbè, questo diciamo che è stata una Fashion Week in, come dire, in una forma un po' più sottotono, ma dovuta proprio ovviamente alle come dire, contingenze di cui tutti siamo a conoscenza. Per settembre dovrebbe esserci un momento ulteriore di ripresa, anche perché poi succederanno tante cose, no? Si sovrappone l'edizione speciale del Salone del Mobile, poi ci sarà Certo. appunto la Fashion Week, quindi insomma guardiamo anche con un certo ottimismo e una certa positività ai mesi che verranno. Sperando di fare tutti bravi, insomma, che non sia un'estate come quella dell'anno scorso. Ecco, cioè, Sì, è un ecco. appello che facciamo a tutti, facciamo i bravi perché così riusciremo tutti a uscire di più, a lavorare di più e Ma io sono fiducioso, ti dico, nel senso che mi aspetto un settembre abbastanza esplosivo dal punto di vista di questi belli eventi che ritornano, perché comunque sono dei momenti in cui, ok, che ci si ritrova, però comunque ci sono anche delle belle tematiche, dei bei brand, ci sono un sacco di realtà che si incontrano, si cresce, insomma, durante quelle settimane. Cioè, io sono a Milano da 4 anni e personalmente le settimane, come la Design Week di un paio d'anni fa, sono tra i momenti che mi portano il cuore realmente, che cui ho veramente come appuntamento. certo, quindi come dire, la volontà, ma anche da parte proprio della città di Milano, insomma, anche perché c'è stato un momento in cui sembrava che il Salone del Mobile non saltasse anche a settembre, no? Quindi, però insomma c'è stato anche un po' un'alzata di scudi da parte anche no, delle istituzioni, per cui si Non è si può più voluto. lasciare da Ma no, parte. ma no, anche perché comunque è anche proprio un segnale, oltretutto lasciare scoperto, anche nel caso proprio del Salone del Mobile, lasciare scoperto un'occasione così importante dà anche modo ad altre città, sai com'è, è un attimo poi che prendano, no, che ci sia, che altri luoghi nel mondo prendano, no, approfittino poi Ah di queste sì, Madonna. situazioni per. È veramente una corsa in questo caso, perché comunque Milano ho l'impressione che comunque negli ultimi anni si sia trovata sempre molto in vantaggio, in Italia sicuramente, però così in vantaggio che ha iniziato a competere effettivamente con delle realtà europee per contendersi l'importanza di determinati eventi. Quindi Assolutamente. cioè, c'è da dire che non si può rimanere indietro in questo caso, cioè, stiamo No, 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 parlando. no. È importante esserci, è importante, come dire, fare presidio e soprattutto anche dare dei segnali seri di volontà di ripresa, perché è effettivamente un momento storico che, insomma, è un po' un unicum, no? Nessuno. Ma credo neanche in passato a questo livello così globale sia stata mai vissuta una pandemia, no? Che abbia avuto questo impatto su tutto il mondo e a livello economico in questa maniera pesante. Oltretutto, come dire, l'aspetto economico è poi solo uno degli aspetti, perché poi c'è un aspetto sociale che Beh, secondo me, certo. non secondo me, secondo molti è ancora dobbiamo ancora, come dire, renderci conto poi dell'effettiva, no? Dell'effettiva valenza sociale che questo comporterà, perché siamo ancora in un momento, no, non di sospensione, ma ancora in un momento in progress, no? Per cui poi gli effetti anche proprio a livello sociale devono ancora vedersi, per cui insomma è bene, appena possiamo andare avanti e cercare di ritornare a essere meglio di prima, non come prima. Insomma, spero che questa sia Assolutamente. un'occasione per essere meglio di prima. È un bello stravolgimento, sicuramente l'opportunità per tante persone di crescere, di cambiare visioni, eccetera. Quindi sicuramente questa è un'opportunità. Assolutamente, ma questo lo è anche per i brand, lo è anche per le aziende, cioè l'ho visto anche io in prima persona, l'abbiamo visto noi anche proprio come agenzia, no? È stata l'opportunità per mettere il turbo su certe cose che avevamo magari iniziato a considerare prima e questi mesi. Michela che ti saluta in chat. C'è Come? una Michela che ti saluta in chat. Ah, Michela, e no, non vedo, ma la sa Michela anche perché non ho gli occhiali, 374. per evitare di fare,
per evitare di, come dire, di mostrare l'età incipiente, anzi ormai che avanza. Non ho gli occhiali, ma adesso poi guarderò. Sei attrezzato con il lightring pure, ma che figata. Sì, vabbè, anche perché sei non è, come dire, la prima volta che, e quindi, anzi, questo è stato un acquisto del mio socio, un acquisto che ha fatto, vabbè, chiaramente per la società, perché poi era successo in questi mesi di farlo, e allora ha sfondato una porta aperta, anche perché, come dire, sa che No, no, è una è svolta, è una importante, svolta. come dire, l'apparenza, ecco, quindi fondamentale, è come ci si presenta, per cui. Sì, è giusto, è giusto, assolutamente. Ma vorrei magari fare un piccolo passaggio introducendo ai nostri spettatori il motivo principale, insomma, anzi, la scusa con cui stiamo facendo questa diretta, diciamo, quindi la scusa per il quale ho il piacere di parlare con te questa sera. In questo periodo, come se ci avete seguito, avrete visto che più di qualche volta abbiamo fatto dei contenuti, degli interventi collegati al mondo Yed Alumni. Yed Alumni cos'è? È la piattaforma di Yed che va a riunire quelli che sono tutti gli ex studenti che hanno partecipato, che hanno frequentato Yed, quindi sia triennali, sia master, coloro che sono entrati nel momento della loro vita con Yed come studenti. Fanno parte di questa piattaforma. Sulla piattaforma Yed Alumni è possibile interagire con i tuoi ex compagni, con persone che non avevi conosciuto durante Yed, ma che attraverso qualche portfolio magari hai scoperto che hanno fatto cose interessanti per te sostanzialmente. E nello specifico su questa piattaforma one-to-one, ovviamente ci sono anche persone, professionisti come Luca, che sono persone che sono entrate con Yed da studenti e poi anche con insegnanti, ad esempio, come al momento, che come nel caso di Luca, ad esempio, stiamo parlando di uno dei mentors, di una delle funzioni principali della piattaforma, ovvero la funzione di one-to-one, che ha questa possibilità che vi viene data da utenti di poter registrare delle sessioni appunto one-to-one con una serie di professionisti altamente specializzati in determinati settori, come ad esempio Luca si occupa del mondo eventi, ma abbiamo avuto il piacere di parlare anche ad esempio con Fortuna per il mondo dell'illustrazione, abbiamo parlato con Andrea Gallo per il mondo del video design, abbiamo parlato con Attila Veres per il mondo design. Quindi sostanzialmente c'è questo bel roster di circa una ventina di mentor che si occupano di cose molto diverse tra di loro, con le quali avete la possibilità di prenotarvi questa ora di chiacchiera di conoscitiva e di approfondimento su quello che può essere ad esempio un vostro progetto che volete condividere con loro. E loro saranno disponibili per darvi dei consigli, feedback e eventualmente aiutarvi a sviluppare quella che è la vostra idea. Dico bene? Assolutamente, per me è stata un'esperienza, cioè lo è ancora, anzi oggi ho confermato la mia disponibilità anche da settembre, è stata un'esperienza molto interessante, anche perché il confronto con le nuove generazioni è sempre qualcosa di estremamente formativo, cioè paradossalmente è una formazione anche per chi Ah beh, è certo. dall'altra parte, no? Per chi fa il mentore, no? Come Un bel Luca. Sì, update, diciamo. e poi a parte che io sono sempre circondato anche nell'agenzia da persone giovanissime, o comunque molto più giovani di me, anche il mio socio è molto più giovane di me, ma questo è anche un modo per essere, a parte che è un po' una mia, come dire, naturale attitudine. Però è anche un modo per essere sempre nel presente, no? Di essere sempre nel tempo in cui vivi. E in generale è una cosa importante, ma poi chi si occupa di comunicazione, chi si occupa di comunicare i brand, chi si occupa di lavori comunque che hanno molto a che fare con la creatività, essere sempre nel tempo in cui vivi è una cosa fondamentale, perché se no è un attimo anche passare, come dire, le idee ti vengono sempre meglio e sempre di più nel momento in cui vivi il tuo tempo, no? Se no poi rischi di ripetere sempre te Ah beh, stesso sì. e di non metterti mai. Cambiano i linguaggi, cambiano i mezzi, i trend, i meme, cioè cambia tutto durante. Assolutamente, poi è chiaro che non deve neanche essere dall'altra parte una rincorsa, no?
stressante no, all'essere sempre No. informati di qualunque cosa, perché poi diventa uno stress all'opposto, no? Diventa comunque, però bisogna assolutamente essere sempre nella posizione di saper cogliere i cambiamenti, di saper cogliere le novità, e anche tutte quelle sfumature che, ripeto, nel momento in cui uno poi si ritrova un po' a fare il lavoro in maniera più abitudinaria, è un attimo, no? Non essere più connesso con la realtà in cui vivi. Quindi anche questa esperienza è stata e spero sarà ancora molto, molto interessante, ecco, anche perché, per esempio, una cosa che mi ha molto stupito è come molte persone, molti giovani con cui io mi sono relazionato abbiano tantissimi interessi, che è una cosa secondo me che le nuove generazioni hanno sempre di più acquisito, hanno sempre di più diciamo, implementato. L'accesso alle informazioni è molto più facile Sì, per esatto. Questo crea anche un po' più confusione però, no? Cioè io ho avuto certo. a che fare con alcuni studi, ma non perché siano persone confuse, ma a volte questa molteplicità di interessi, è anche un mondo che continuamente cambia, ho visto che li porta ad avere dubbi, no? Dei dubbi molto forti su ma faccio bene a fare questo, ma faccio bene a fare anche questo, ma faccio Un bene po' di a fare... senso di inadeguatezza anche magari perché comunque dici ma se conosco tutte queste 100 cose però io non sono veramente super pro in nessuna di queste, qual è quella che devo scegliere, quella in cui devo diventare un pro? Esatto. La mia risposta è che è bellissimo avere tantissimi interessi, cioè bisogna avere tantissimi interessi e non bisogna averne paura, no? Perché poi è chiaro che ognuno deve trovare la sua specializzazione o comunque un focus più che specializzazione, no? Su quello che vuole fare. Ma la molteplicità di interessi aiuta sempre, perché poi anche, soprattutto se si fanno dei lavori creativi, tu non sai mai un'idea da dove può venire, no? Ah, E beh, sì. in certi momenti avere, cioè, soprattutto nei momenti di creatività, di brainstorming, avere molteplici interessi significa anche poter attingere ad un patrimonio, no? Culturale molto ampio che ti dà poi la possibilità a volte di connettere punti, di connettere mondi che apparentemente sono Ma lontani. anche connettere persone, penso, nel senso, se tu ti ritrovi all'interno di una situazione sociale. Anche avere più interessi, una cultura generale, anche una cultura, diciamo, di base abbastanza variegata ti permette di poter interagire con più persone e di conseguenza anche tu a crescere Assolutamente, culturalmente. Quindi. assolutamente, è una cosa, diciamo, veramente fondamentale. Per cui il mio invito è non essere mai spaventati di questi interessi, di cercare di capire, ovviamente, qual è il focus della tua professione, qual è il focus delle tue abilità, però l'invito è non esserne mai spaventati, ma anzi a fare proprio tesoro di queste Certo. molteplicità di, no, di terreno fertile a cui attingere. Quindi, ed è stato, come dire, questa è una cosa che mi è molto piaciuta, e ho visto che è comunque un po' una caratteristica comune, no? Di molti, molti, molti giovani, anche perché effettivamente mi rendo conto che quando io ho fatto lo IED, tanti, 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 tanti anni fa, comunque 10 c'era anni fa, molto... 10 anni fa, Ecco, siamo lì. va bene, dai, vada per i 10. Fai conto che quando io sono, vabbè, adesso facciamo una piccola digressione, un piccolo così, divertissement. Fai conto che quando io ho iniziato ad andare allo IED, che era in Via Scesa, cioè era la sede di Via Scesa, anzi, quando io avevo fatto il primo colloquio, era ancora in Piazza Diaz. Quando poi iniziai a frequentare, avevano aperto da poco la sede di Scesa, e mi ricordo che non era ancora finita, no? Per cui io e una mia compagna ogni tanto scendevamo, sai, quando c'è il momento, sai, l'intervallo piuttosto che il momento di pausa, eccetera,
scendevamo a fumarci una sigaretta e incominciavamo a contare, no, le finestre che avevano messo, le porte che avevano. Avete assistito in tempo reale alla nascita dello Yed come lo Sì, conoscevamo, cioè Yed. giuro, ecco, infatti questo dichiara tragicamente quanti anni ho, però era stata una cosa molto divertente, non c'era ancora la pavimentazione nel cortile, cioè mi ricordo che lo stavano proprio costruendo. E però dico, in quel periodo era ancora un momento in cui era molto verticale, no? Quando tu volevi fare una cosa facevi quello, cioè era, no? Se facevi il grafico, quindi forse all'epoca era un po' più, non voglio dire semplice, ma almeno all'inizio la scelta era quella, poi sì, anch'io poi mi sono per molti anni ho fatto la libera professione, ho fatto il graphic designer, ho fatto poi l'art director e poi ci sono state tutta una serie di evoluzioni, no? Quindi tu hai fatto Yed Graphic Design, hai Io frequentato, sì, giusto? si chiamava all'epoca sì, corso di grafica superiore, se non mi ricordo, aveva altri nomi, però sì, comunque era graphic design e fai conto che io venivo dal liceo classico, quindi già era stato uno strappo incredibile perché vabbè, mia sorella aveva fatto giurisprudenza, cioè avevano i miei fratelli che sono più grandi, avevano fatto tutti dei percorsi molto più come dire, classici, no? Certo. Quindi Tu eri uno in famiglia che ti sei messo a fare sì, grafica. anche perché, come dire, io volevo fare qualche cosa di creativo, no? Però all'epoca io non avevo, cioè, per dirla tutta, erano alla fine degli anni Ottanta e quindi, boh, era, sai, voglio fare cose, conoscere persone, quindi era stato anche Capisco. difficile per me capire, ok, non vuoi fare giurisprudenza, non vuoi fare architettura, cosa vuoi fare? E poi amici comuni mi avevano detto, guarda che c'è questo istituto e quindi avevo pensato che grafica fosse la cosa che poteva meglio, no, come dire, soddisfare queste mie velleità di fare qualcosa di diverso. All'epoca era forse un po' più semplice, nel senso che c'era più quest'idea, no? Se ti fai una cosa la fai più o meno per tutta la vita, no? Poi, come dire. Come si è evoluta questa cosa? Cioè, tu sei partito come graphic e poi come si è evoluta, diciamo, la professione? Ma guarda, il punto è che io ho sempre, vabbè, ho iniziato a fare grafico prima in un'agenzia, per 3-4 anni, poi ho deciso di mettermi in proprio, però, e quindi di fare proprio la libera professione. Parallelamente, io ho sempre fatto, come dire, sono stato sempre parte molto attiva nella vita notturna milanese. E questa cosa è sempre corsa parallelamente, no? Prima era divertimento, prima era uscire, prima era, no, fare i matti negli anni 90, che erano anni effettivamente Figata. incredibili per il club milanese. Per il club milanese erano Assurdo. anni incredibili. Cioè, adesso, ma non è nostalgia, perché ogni epoca ha le sue caratteristiche, ha le sue virtù. Però sono stati anni veramente pazzeschi e quello che era un divertimento è poi diventato parallelamente comunque un lavoro, quindi come dire, organizzavo serate, facevo parte sempre di tante serate anche di molto successo e questa cosa è sempre corsa parallela, era diventato un secondo lavoro, no? Certo. Che mi ha portato a collaborare con dei club molto importanti a Milano Tipo, per i Guarda, discotecari che veramente ci stanno ascoltando. li ho girati tutti, nel senso che a volte, oltretutto io spessissimo facevo anche la porta a questi club, quindi ho sempre detto che ho battuto più marciapiedi di una puttana, nel senso che veramente ne ho girati tantissimi, ho lavorato all'Hollywood, al Gasoline, tutti fino ad arrivare poi anche al Plastic, ci ho lavorato per quasi 8 anni. E questa attività ha fatto anche sì che, come dire, si creassero tutta una serie di relazioni, di connessioni, che poi nel tempo sono diventate l'opportunità di fare altro, perché mi hanno chiesto di organizzare, per esempio, appunto,
feste per brand, di portare la gente giusta in determinate occasioni, di portare il DJ giusto in determinate occasioni. Quindi nel tempo poi questa cosa è diventata proprio un'attività a sé. Poi ho incontrato il mio socio ha capito che, come dire, queste richieste che mi arrivavano diventavano sempre di più. E che quindi la scatola era troppo piccola e dovevamo, come dire, creare una scatola più grande. Ed è lì, come dire, nata l'idea dell'agenzia in cui sono confluite un po' tutte queste caratteristiche, no? Quindi il mio passato come art director, e quindi in ambito comunicazione, e allo stesso tempo questo mondo che stava diventando sempre, queste opportunità che stavano diventando sempre più grandi, quindi relativamente alle pubbliche relazioni, agli eventi. E quindi poi nell'agenzia tutto questo è confluito. Beh, tu l'agenzia, cioè, rappresenta molto quello che è insomma, il tuo background, cioè quello che l'agenzia è oggi è un po', cioè, è un po' Luca, Sì, no? è un po' Luca, è un po' Luca, è anche un po' il mio socio, nel senso che, come dire, io Come si chiama il socio? si chiama Michele Modica, nel senso che lui è l'aspetto un po' più imprenditoriale, ecco, no? Ok. È quello che, come dire, è la mente un po' più imprenditoriale, è quello che ha capito che tutto ciò andava anche un po' strutturato e anche monetizzato, no? Nel senso che tutte queste connessioni, questa rete e queste opportunità, no, non dovevano essere lasciate un po' così e gestite da libero professionista, ma andavano invece strutturate in maniera più, come dire, Team. Ok, confacente e seria, nel senso proprio professionale del termine. E quindi certo. questo è stato fondamentale, per cui io poi, dopo 20 e più anni in cui ho lavorato da solo, mi sono trovato in una situazione, no, completamente capovolta. Cioè io lavoravo spessissimo, cioè lavoravo praticamente sempre da casa, e invece poi mi sono ritrovato a dover gestire un'agenzia a tutti gli effetti, col personale, con appunto Quanti persone. siete? Allora, adesso siamo in 6 persone, prima, beh, allora, diciamo che siamo in 8, adesso poi ci sono, insomma, ancora alcuni che non sono tornati ancora dopo la pandemia, e adesso vediamo. Ecco, comunque c'è stato un momento in cui siamo arrivati a essere anche 10 persone. Quindi poi è stato chiaramente come dire, un momento di ridimensionamento che speriamo, come dire, duri poco, duri ancora. Un sacco di cose. Io non so se chi ci ascolta ti conosce o comunque ha visitato il vostro sito. Voi avete veramente un sacco di cose interessanti che avete fatto. E comunque, cioè, partire da una struttura comunque di 6 persone barra 8, cioè tanto di cappello, comunque, voglio Eh dire. sì, ma anche perché, come dire, noi abbiamo deciso comunque allora, il mondo degli eventi di Milano è molto composito, no? Solitamente le agenzie hanno dei nuclei molto piccoli e poi ci sono tantissimi collaboratori, no? A seconda della necessità e del bisogno. Noi nel nostro piccolo, perché comunque siamo una realtà piccola. Siamo più una boutique agency che appunto non siamo Saatchi & Saatchi, ovviamente. E noi abbiamo deciso fin dall'inizio, come dire, di avere più dipendenti. Abbiamo fatto una scelta in quel senso di cercare di avere persone dipendenti. È stata una scelta anche coraggiosa perché comunque appunto è più facile a volte prendere alla bisogna, no? Le persone. Freelance, collaboratori, E certo. adesso sicuramente, come dire, sicuramente in futuro ci sarà una formula mista, perché sicuramente abbiamo bisogno sempre di persone Al fidate. progetto immagino che vi siano la necessità di determinate competenze, quindi coinvolgete chi è necessario per andare a Sì, integrare. tenendo conto che poi appunto abbiamo internamente, visto che poi internamente viene fatto tutto, la parte creativa, il coordinamento, la produzione, eccetera, quindi abbiamo bisogno di figure molto brave e anche trasversali, quindi da un lato specializzate
ma dall'altro anche delle persone molto trasversali, quindi che abbiano anche più competenze, oltre a quella loro specifica. E quindi preferiamo avere un nucleo di persone che sono appunto con noi sempre e poi eventualmente quando ci sono grosse produzioni o grosse necessità, eventualmente affidarci anche all'esterno. Questo anche perché è un momento in cui bisogna essere anche un po' più cauti, cioè questo è quello che proprio per tutelare anche le persone che lavorano per te, ecco, noi poi ci siamo molto legati alle persone che lavorano con noi, quindi certo, dobbiamo essere tutti molto, molto, molto attenti proprio per garantire anche continuità alle persone che lavorano in agenzia, ecco, quello un po'. Poi si crea un certo clima comunque quando sei in un team sotto le 10 persone, arrivi a stabilire dei rapporti anche per più personale. Certo, assolutamente, assolutamente, quindi insomma, alcuni sono anche amici, insomma, abbiamo un nostro dipendente che è Maurizio, che è quasi un terzo socio, nel senso che è sempre stato con noi fin dall'inizio, ci ha sempre seguito, quindi è una persona a cui siamo per esempio molto legati, a cui effettivamente col quale siamo effettivamente amici, cioè, ma nel vero senso della parola, quindi ci sono proprio anche delle... come dire, sono quelle realtà in cui poi si creano anche dei legami che vanno effettivamente oltre no, il lavoro, oltre le competenze, oltre i progetti. Capito, certo. Cioè, io lavoro in un'agenzia dove siamo fissi, tra virgolette, circa 10 persone, quindi capisco assolutamente questa cosa un po' del family feeling che si va a sviluppare in determinate situazioni. Certo. Assolutamente. Volevo chiederti, all'interno della struttura, diciamo, di agenzia creativa eventi, il tuo ruolo qual è? Di cosa ti occupi esattamente? Allora, io sul bigliettino... Su LinkedIn cosa c'è scritto? Che sono il direttore creativo della mia agenzia, che è poi quello effettivo, diciamo che, voglio dire, sono, come si può dire, definizioni, però in questo ambito è quello che meglio descrive effettivamente quello che faccio, no? Quindi tutto ciò che a livello creativo esce dall'agenzia, che sia lato evento o che sia comunicazione, comunque Passa a te. Sì, passa da me o nasce anche insieme a me, ecco, forse più spesso succede questo, ecco, date anche appunto proprio la dimensione dell'agenzia, spesso, come dire, nel momento di brainstorming e di creazione di un concept o di un'idea, ecco, io ho parte attiva e poi seguo anche comunque la parte operativa dell'agenzia, cioè nel senso, oltre a questo aspetto, sono anche quello che, come dire, si assicura che tutto venga fatto secondo schedule e modalità no, condivise. Quindi c'è anche il project management anche in tutto questo. Esatto, ma anche un aspetto, diciamo, proprio di operatività, cioè che tutto funzioni e che tutto segua tempistiche, modalità no, che sono state concordate all'interno dell'agenzia e coi clienti. Ovviamente, sacri clienti. E vabbè, sai, come dire, siamo nelle loro mani, tra virgolette, eh cioè, e loro sono nelle nostre, nel senso che, no? Anche lì è un rapporto a doppia mandata, ecco, assolutamente, assolutamente. Ma per esempio, all'interno di un evento aziendale, cosa significa direzione creativa? Dove lo tiri fuori, diciamo, il lato creativo? Ah, dipende da cosa intendi per evento aziendale, nel senso che gli eventi che facciamo noi per i brand, diciamo, non sono mai eventi aziendali, nel senso, non so, di convention o... Ecco, cioè noi non facciamo quello, ci capita molto più spesso invece che siano, non so,
che l'evento che curiamo noi possa essere la presentazione di una collezione, la presentazione di un prodotto, il lancio di un prodotto, il lancio alla stampa di prodotti o di un prodotto o di una collezione, perché poi lavoriamo anche con tanti brand di moda. A volte abbiamo fatto anche delle sfilate proprio, nel senso che abbiamo proprio organizzato anche delle sfilate, quindi è in questo senso, quindi non... E lì l'apporto creativo è non solo è fondamentale, ma è richiesto, cioè no, sempre da voi. L'idea, no, il concept che regga tutto, no, e che poi viene declinato su tutto, dall'allestimento al catering, all'intrattenimento, che può essere musicale o no, alla scelta del fotografo, del videomaker, che poi dovrà, no, per esempio, riprendere o fare un reportage dell'evento. Quindi in realtà su quello a noi viene sempre richiesto tantissimo, diciamo, l'aspetto creativo. Ma la sfilata, per esempio, i brand di moda, a livello di direzione creativa di una sfilata, non vuole fortemente metterci la sua mano? No, quello assolutamente sì, però tu devi essere anche, cioè devi essere in grado, in quel caso lì, per esempio specifico, di una volta condiviso con il brand o con lo stilista quale è, per esempio, il mood di quella collezione, ti è assolutamente richiesto che anche l'allestimento della sfilata, la musica della sfilata, piuttosto che sia in linea con quello che è, no, della collezione, quindi è anche quello, comunque è una, come dire, è un aspetto in cui entra la creatività, perché tu devi saper tradurre quelle, no, che sono parole chiave o mood board che ti vengono dati e poi trasferirlo anche banalmente nell'allestimento di una sfilata, piuttosto che in tutti i particolari, no, che un evento come può essere una sfilata comporta, quindi è una cosa molto importante, assolutamente. Quindi anche la traduzione, tra virgolette, di quella che è l'idea di un cliente, certo, che l'idea creativa di un cliente, comunque farla diventare qualcosa di fisico, di tangibile, di visibile nella forma di una sfilata. Ma guarda, noi facciamo cose estremamente varie, cioè ci capita anche che arrivino a dirci: dobbiamo creare una gift box per un determinato brand e è ispirato, questo prodotto è ispirato a X e dovete inventarvi, no, una gift box in un certo modo con determinati oggetti dentro, eccetera. Quindi, come dire, il raggio di azione a volte è veramente amplissimo, per cui non ci si annoia mai, non so come dire, cioè Ti capisco, si passa certo. appunto dall'evento, che può essere una presentazione, che può essere una sfilata, che può essere il lancio di un prodotto, a appunto campagne di influencer marketing, piuttosto che operazioni di questo genere, che hanno più a che fare appunto con la comunicazione propriamente detta del brand, no? E quindi poco con la parte eventi. Quindi, come... L'evento è un vero e proprio media, comunque, ormai, nel Assolutamente, senso, assolutamente. come In realtà fa parte della comunicazione, cioè, no? È uno sviluppo della strategia. Teoricamente dovrebbe esserci una strategia marketing da cui discende una strategia di comunicazione, da cui poi discendono tutta una serie di operazioni, e queste, tra queste ci sono anche gli eventi. Quindi l'evento in realtà è un di cui, no, di qualcosa di più ampio, ed è anche il motivo per cui a un certo punto abbiamo cercato anche di come dire, andare un po' più a monte, no? E quindi occuparci un po' più dell'aspetto proprio comunicazione e marketing, perché da quello poi discendono, no, tutti gli altri servizi e tutti gli altri canali di comunicazione, tra cui appunto gli eventi. Il concept creativo, ovviamente il concept di partenza di quello che può essere il messaggio, va declinato su tutti quelli che sono i mezzi possibili. Certo. Se siete bravi a fare più di qualche mezzo, ben venga, nel senso, quello un po' l'obiettivo è essere capaci di poter declinare sia un posto di partenza sia su un evento, ma magari su uno shooting fotografico, su una campagna social,
Certo, ma anche perché viene sempre di più richiesto adesso, nel senso che, ripeto, proprio la verticalità anche dell'offerta è un po' passata, cioè nel senso è difficile che uno ti chiami solamente per fare un logo. So, ecco, io che ho fatto ben 22 anni di graphic design, ecco, mi sono reso conto a un certo punto anche della mia professione che un po' una certa epoca stava finendo, no? Cioè non ci Sì, sono. certo. Cioè, non ci sono neanche più i soldi per, non so, fare solamente quello, no? C'erano studi che facevano solo grafica, solo immagine coordinata e con quello sono andati avanti anni. Adesso è molto difficile, no? Che da un lato che ci sia una richiesta solo ed esclusivamente così specifica, cioè può capitare, ma in realtà ti chiedono sempre di più cose, ecco. Ahimè, probabilmente anche con meno soldi di un tempo, però, no, però è il motivo anche per cui uno deve essere anche più, deve avere uno spettro di offerta anche più ampio, no? Più ampio e coerente Assolutamente. comunque, coerente, perché chiaramente, come dire, poi ci metti la faccia, ci metti la firma, ecco, e quindi deve essere tutto molto, molto coerente, ecco. E noi è una cosa che lo vediamo un po' su tutto, cioè non è che noi ci occupiamo personalmente del catering dei nostri eventi, no? Però Però ci chiedono tantissimo di dare un'idea, per esempio, anche creativa su quello, no? Che poi noi tu passiamo. sai cosa dire al catering deve fare, per esempio, cioè se Assolutamente, perché ci chiedono, per l'occasione. esempio, no, se l'evento è ispirato ai limoni di Sicilia, tutto deve essere ispirato ai limoni di Sicilia e quindi anche il catering, bisogna farsi trovare delle idee perché sia coerente con quello, che l'allestimento sia coerente con quello, che la comunicazione, che sia anche visual, sia coerente con quello. Quindi, come dire, è appunto il mondo della comunicazione tout court, per cui anche appunto l'organizzazione degli eventi è un di cui di una in realtà di una, come dire, visione del brand molto più ampia, ecco. Noi in realtà abbiamo iniziato molto focalizzato su quello, anche perché la richiesta era su quello, però poi ci siamo sempre di più, come dire, allargati cercando di dare un'offerta più ampia, ma che fosse sempre coerente con quella che è anche la nostra visione personale, come agenzia, che è una cosa. Sì, riprendendo il discorso che dicevamo prima, comunque l'agenzia rispecchia quella che è la vostra attitudine. Questa è una cosa molto importante perché, come dire, in tanti facciamo il lavoro bene, non so come dire, no? Poi devi fare un passo in più perché, come dire, di agenzie, di professionisti, ampliamo il discorso, che fanno bene il loro lavoro, ce ne sono sempre di più, anzi direi, soprattutto in questo ambito, no? Il passo successivo è poi quello di trovare, no, un modo di esprimere quelle cose che in qualche modo sia riconoscibile. No? Che rispetti assolutamente il brand, che rispetti assolutamente quello che è l'identità del brand, ma farlo in un modo e con uno stile, no? Che sia comunque altrettanto riconoscibile, che è quello appunto dell'agenzia. Questa è una cosa molto difficile, ci vuole tempo, bisogna affinare anche le proprie capacità. Però è una sfida anche quella ed è molto bella perché poi quando vedi che col tempo effettivamente ti riconoscono quella cosa, cioè che tu effettivamente se lo fai tu a quella cosa, né migliore né peggiore, ma quella cosa che gli altri magari non hanno, ti dà molta soddisfazione, ecco, perché vuol dire che poi hai dato il tuo apporto, diciamo personale, ecco, anche se non è appunto personale, ma è di una struttura. Ma il progetto più arduo, il progetto più sfidante che avete fatto. Allora, il progetto più sfidante è stato, speriamo di rifarlo, è stato per un nostro cliente che è un gruppo, è una società italiana, è un gruppo italiano che ha diversi brand di kidswear
ne ha tre e adesso ha preso anche una licenza molto importante, che ci ha chiesto per due edizioni del PT Bimbo, prima che arrivasse la pandemia, di occuparci proprio del concept per l'allestimento durante il PT Bimbo, quindi alla Fortezza d'Avasso a Firenze, di due suoi brand, dandoci tra l'altro degli spazi molto grandi, perché per un brand era uno spazio che era di più di 500 metri quadri e uno era proprio uno stand all'interno del padiglione centrale, che era di 120 metri quadri. Quindi abbiamo dovuto... avevamo un concept comune, quindi a entrambi un concept declinato poi sui due specifici brand che venivano presentati al Pitti. Quindi abbiamo dovuto trovare un concept declinabile su due brand molto diversi, progettare proprio l'allestimento di questi due spazi molto grandi, con tutto l'aspetto anche non solo quindi di progettazione, ma anche di produzione e logistica durante i giorni del Pitti, quindi in soldoni anche l'allestimento, il disallestimento e il coordinamento durante quei giorni di tutti i fornitori, perché tutto funzionasse bene. E in più, alla fine di questi 4 giorni di PT Bimbo, ci hanno dato da organizzare anche una cena per i buyer, soprattutto per i buyer e la stampa estera, e quindi avevamo avuto l'idea di organizzarla all'Ospedale degli Innocenti, che è questo posto storico di Firenze, tra l'altro con la facciata del Brunelleschi, che era appunto l'ospedale dove venivano lasciati i bambini, no? Quindi era, diciamo, un orfanotrofio di fatto, che ha un museo all'interno molto bello, e quindi avevamo organizzato e oltretutto il museo ha questa meravigliosa terrazza che dà proprio su Firenze, coperta, e quindi abbiamo fatto questa cena lì con visita notturna al museo. E quindi quello era stato insomma una cosa che ci aveva impegnato per qualche mese. Era stata molto sfidante, ecco, perché però per esempio anche lì l'aspetto creativo di concept era stato importantissimo, e riuscire anche a declinarlo su brand diversi e poi riuscire a coronare il tutto, no, con questo evento. Quindi erano, capito, anche lì era una fiera, c'era una parte quindi proprio di fiera, quindi con l'allestimento e tutta la parte produttiva e organizzativa, poi c'è stato un evento finale. Quindi quello per esempio è una cosa che, cioè, è un progetto a cui sono molto molto legato, e speriamo insomma di poter ritornare a fare anche queste cose, perché anche le fiere sono state insomma un settore fortemente fortemente colpito, eh. Cioè, quasi azzerato, direi, ha funzionato poco, quindi ecco, quindi insomma fiere sono sinonimo di grande aggregazione, quindi devo dire, sì, e soprattutto, come dire, certe cose le puoi fare solamente fisicamente, capito cosa vuol dire? Cioè, un prodotto lo puoi vedere fisicamente, soprattutto se è un vestito, lo devi toccare, lo devi vedere. Il digitale, infatti, ha funzionato molto poco in quel c'è settore molto lì, molto, molto, molto poco. Per cui. Io ho fatto, mi è capitato per lavoro di lavorare di press day digitali da parte di stampa, e effettivamente la collezione erano tutti presentati tramite video, che ok, figata, di short così, però se stai presentando un prodotto perché ha delle proprietà di tessuto particolari, dei fit, delle cose, non puoi, No, cioè, certo, soprattutto un buyer che poi deve comprare magari centinaia di pezzi, insomma la cosa diventa un po' difficile, cioè, è macchinosa, è di difficile gestione, e quindi è un settore adesso, insomma, il Pitti è in questi giorni, però l'hanno accorpato, visto hanno fatto Uomo e Bimbo insieme, proprio perché, insomma, è ancora un momento di passaggio, non c'erano moltissimi espositori, però anche loro hanno voluto dare un segnale di presenza, di costanza, e quindi
ci auguriamo che da gennaio poi si riparta di nuovo con qualcosa di più sostanzioso e anche fisico, insomma, anche perché poi il digitale è sicuramente qualcosa che rimarrà, ma siamo comunque, volente o nolente, creature che vivono di relazioni Stavo per dirlo e io. di fisicità, cioè nel senso non c'è niente da fare, per cui Noi, esatto. assoluto, sono d'accordissimo di tutto, stavo per dirlo io, quindi concordo pienamente. Ma per collaborare con dei brand di questo calibro, che hanno la possibilità di accedere ad eventi grossi, importanti, come dovete dire, come ci si arriva? Qual è un leader che pensi possa essere da seguire? Cioè, anche a livello, diciamo, di mindset, in cui approcci determinate relazioni e progetti? Allora, sono molto importanti le relazioni che si creano, ma non sono sufficienti perché tu l'opportunità di arrivare a lavorare per certi brand puoi anche averla proprio perché hai una rete di relazioni, di conoscenze, eccetera, però poi chiaramente non è sufficiente perché devi essere poi supportato da quello che è come dire, gli skill professionali e tutta una serie di come dire, capacità, proprio anche tecniche, che solamente l'esperienza e il lavoro sul campo ti danno, che la sola capacità di relazione non può dare. Quindi, Certo, uno può essere molto bravo a relazionarsi anche quando è super giovane, però non ha un bagaglio abbastanza importante per andare a interfacciarsi con i big brand, no, diciamo, nel mondo. certo. Poi chiaramente ci sono anche, come dire, a volte ci sono anche le gare, quindi, come dire, però anche per arrivare a essere messo in gara, comunque, no, devi essere considerato, no? Quindi è un, come dire, da un lato c'è sicuramente quindi tutta la professionalità è fondamentale, la capacità di relazione è altrettanto fondamentale. Poi devi, come dire, devi dimostrare chi sei sul campo e allora spesso chi lavora con te poi vuole rilavorare con te e quello è fondamentale perché, ripeto, di solo relazioni, con solo la capacità di public relation, diciamo così, non vai molto oltre una volta, hai capito? Perché poi Sì. Cioè, quando lì ti crei facilmente l'occasione, però poi poi. casca l'asino, hai capito? Se poi non sei effettivamente bravo a fare quello che ti è richiesto. Quindi è una convergenza di tanti elementi, ecco. Sicuramente in Italia, a Milano, come dire, il passaparola e il fatto che, come dire, sei con progressivamente conosciuto è qualcosa poi che funziona molto, è così. È un posto denso Milano, no? Quindi. Assolutamente, è un posto fatto di tantissime relazioni Milano, e infatti ne ha molto sofferto in questo periodo, perché Milano non è più una città industriale, no? È una città di servizi, è una città di relazioni, è una città dove si intessono continuamente relazioni, dove le persone si incontrano sempre. Quindi è una città che ne ha particolarmente sofferto di questa pandemia, è anche una città che vuole con le unghie e con i denti ritornare a essere quello che era prima, anche perché è una città che è cambiata tantissimo, è un'altra. Ma siamo qui noi, penso che le persone qui in realtà non vedono l'ora che comunque stanno muovendo Assolutamente. per spaccare di nuovo Assolutamente, ma sostanzialmente. lo stanno adesso, ripeto, è anche una cosa naturale dopo un anno, più di un anno di questa situazione, di questa condizione. Dobbiamo stare solamente tutti un po' attenti a fare tutto in un certo modo, perché appunto abbiamo l'esperienza dell'anno scorso. Fai conto che ormai noi, cioè, negli eventi il COVID manager è diventato una nuova figura imprescindibile, cioè Non è solo quello che firma per le responsabilità.
Eh sì, perché non, adesso non puoi più invitare, cioè nel senso ci deve essere banalmente un COVID manager che viene, guarda la location, quanti posti, no? Quanta è la metratura, ti fa il calcolo e ti dice bene, no? Contemporaneamente in questa location non possono esserci più di tot persone e adesso ti Che è il terzo di quello che potevi mettere dentro prima. bisogna attenersi però il più possibile a queste cose, quindi è diventato ormai una... però, come dire, a tutto c'è soluzione, no? Quindi anche noi adesso abbiamo visto anche settembre scorso che si era aperta comunque una finestra che ci ha dato anche un po' di respiro a tutti. Abbiamo fatto dei tanti eventi in presenza, però li abbiamo dovuti fare con tutta una serie di accortezze che per un po' rimarranno ancora, quindi adesso poi se ci sarà il Green Pass, eccetera, tutto magari diventerà un po' più semplice, però come dire, la volontà di ritornare fisicamente è impellente, c'è sempre, cioè l'entusiasmo per il digitale c'è stato i primi mesi perché si faceva Vabbè, tutta sì. la virtù, poi dopo diventa un qualcosa di che si aggiunge al fisico e che probabilmente rimarrà in qualche forma insieme, però diciamocelo sinceramente, appena ti danno il via libera, lo vediamo già adesso, sono tutti, no? Siamo tutti. Hanno aperto le gabbie, dice il milanese imbruttito. Cioè è così. Quindi insomma, il mio invito è solo di cercare di fare i bravi. Perché così continueremo a poter uscire nelle strade, a poter fare tante cose tutti insieme, eventi compresi, insomma. Quindi adesso guardiamo fiduciosi a settembre, però insomma, facciamo ancora i bravi durante l'estate, ecco. Certo. Sembra che tu lo stia dicendo a me, quasi. No, vabbè, lo dico anche a me stesso, a parte che insomma. Però, insomma, un'attenzione in più ce la dobbiamo tutti perché dobbiamo appunto ripartire e continuare, soprattutto non fermarci più, e questo è il punto, cioè ripartire e andare e continuare ad andare migliorati. Ecco, questo è il mio augurio ed è anche il mio obiettivo. Ok, direi che le premesse per fare bene ci sono tutte, insomma. Chiudo, Certo, no, insomma, me lo auguro. chiudiamo con una domanda molto elevata. Allora, ti chiedo, cosa significa per te essere un mentore, essere stato un mentore selezionato e cosa pensi di poter dare a chi farà un one-to-one con te, dato che stavamo parlando appunto di bagagli, di esperienza, di skills necessarie. Guarda, ti rispondo in questa maniera un po' provocatoria. Diciamo che quando me l'hanno chiesto non ci ho pensato troppo, perché se ci avessi pensato per il carattere che ho, sarei stato anche capace di dire no, 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 il mentore no, perché no, è una figura, come dire, comunque è una figura importante, no? Il mentoring è una cosa molto importante, quindi non ci ho pensato troppo. Definizione. Non ci ho pensato troppo, mi sono fidato della fiducia, scusami il gioco di parole, che mi riservava chi me l'ha chiesto. In realtà allora, avere un mentore, poi avere. Si sta quasi scaricando il telefono, è una cosa molto importante ed è fondamentale perché è una guida. È una guida. E quando si parla di una guida a livello professionale, come dire, le responsabilità sono no, molto Ancora di più. semplici e insomma, molto forti. Con dei ragazzi giovani, poi, come dire, non è una cosa che io l'ho presa alla leggera, ecco, quello che ho potuto dare, perché proprio, ripeto, è una figura molto importante, quello che ho potuto dare e che darò, può essere solamente la mia esperienza e può essere solamente, cioè solamente tra virgolette, quella che è stata la mia esperienza di vita e di professione.
che effettivamente incomincia, insomma, qualche anno di attività ce l'ho e mi rendo conto che effettivamente fosse qualcosa da dare, ma in senso proprio generoso e assolutamente non spocchioso, qualcosa da dare, forse ce l'ho, ecco. E questo è quello che mi piace, quindi io mi pongo anche nei confronti dei ragazzi in maniera molto, come dire, paritaria e molto maieutico, cioè cerco di tirar fuori il più possibile da loro, di farli parlare, di far uscire più che parlare io, ecco. Poi sì, io subentro e come dire, e cerco di dare il mio apporto, però è molto importante ascoltare, ecco. Io credo che una delle cose in generale, ma anche come mentore, una delle cose fondamentali è ascoltare e dire magari poche cose, ma chiare e soprattutto che possano aiutare, ecco. Certo. Non cattedratiche, perché poi non sono una persona, spero almeno, non essere una persona cattedratica per nulla, e quindi spero sempre mi metto prima di tutto in ascolto e poi spero di dare pochi consigli, poche idee, ma mi auguro preziosi, insomma, ecco, questo è come mi pongo nei confronti del mentoring. Poi quello che uno può dare di sicuro è quello che arriva dalla propria esperienza, ma ogni persona che ti trovi davanti è una persona completamente differente, quindi no, sono anche differenti le domande, sono differenti le risposte che tu dai, sono differenti. È anche differente il background a cui tu attingi per poter dare delle risposte, no? Sicuramente emerge una grande passione da parte tua, sia per quello che fai in generale, ma sia per quello che è in realtà il poterti relazionare con i ragazzi su questo livello e poter dare loro un apporto, tutta la tua esperienza. No, no, Quindi. certo, questo è molto, sì, è una cosa molto stimolante, molto anche sfidante. E infatti sono molto contento. Oggi proprio mi hanno scritto se volevo continuare. Ho detto di sì, e quindi insomma, Francesca ci manda un cuore in chat, infatti, Francesca Tottoli. la cara Francesca, la mia amica Francesca, a cui do un bacio enorme, enorme. Per chi non lo sapesse, di quelli che ci stanno seguendo, Francesca è responsabile del progetto IAD Alumni e appunto penso fosse la persona di cui sta parlando comunque per quanto riguarda il rinnovo di questa esperienza di mentorship. Sì, adesso sì, proprio io e Francesca ci sentiamo, viene spesso anche ai miei eventi, quindi insomma c'è un rapporto anche di amicizia. Mi si sta scaricando il cellulare davvero, quindi io lo collego, aspetta, dimmi tu come siamo messi coi tempi. Allora, Luca, sono le 22:02 in realtà, quindi la nostra ora l'abbiamo portata a termine. Penso che le persone che ci hanno seguito in linea di massima hanno capito di cosa abbiamo parlato, di cosa ti occupi, quello che è il progetto One to One, la passione che c'è dietro. Di conseguenza, in realtà, gli obiettivi che ci eravamo prefissati, secondo me, li abbiamo portati a casa. Raggiunti, bene, 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 bene. Allora, vabbè, insomma, spero di rivederti, di rivedervi presto. Io sono sempre super disponibile per voi, ecco, Ied nel cuore, per cui. Grazie mille Luca, veramente è stato super interessante. Grazie a Ci te molto. risentiamo presto, spero di venire ad uno dei tuoi Sì, eventi a questo punto. assolutamente. Lasciami la tua email su Messenger, ecco, va bene? Certo, Bene. certo, certo. Grazie mille Luca, buona Grazie serata. a voi, grazie mille. Ciao ciao. Ciao, 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 ciao.